15 aprile 1912. Disastro del Titanic. L'affondamento del transatlantico avviene durante il viaggio inaugurale da Southampton, Inghilterra, a New York. Dopo 3 giorni di navigazione, alle 2:20 di notte, l'urto fatale con un iceberg nell'Oceano Atlantico settentrionale, a sud-est di Cape Race, Terranova. In 2 ore il Titanic cola a picco, provocando la morte di circa 1520 persone, quasi tre quarti delle 2227 a bordo, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. La più grande e lussuosa nave mai costruita era considerata inaffondabile. Lo scafo a doppio fondo, diviso in 16 compartimenti stagni, ne consentiva l'allagamento di 4, ma quella notte il mare ne invase velocemente 5. Dopo la tragica lezione di questa sciagura, una delle peggiori nella storia della navigazione, imbarcarsi divenne paradossalmente più sicuro. Venne istituita l'International Ice Patrol per monitorare gli iceberg nelle rotte. Si stabilì l'obbligo di un numero di posti nelle scialuppe di salvataggio uguale o superiore al numero dei passeggeri. Il Titanic ne disponeva della metà. E il controllo radio 24 ore su 24 per i segnali di soccorso. Una nave poco lontana non aveva raccolto la richiesta di SOS perché di notte nessuno era in servizio. L'affondamento del Titanic divenne anche spunto per molti film e ricerche scientifiche, finché nel 1985 Robert Ballard trovò il relitto. Il transatlantico giaceva spezzato in due tronconi a una profondità di 13.000 piedi.